Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Prove di unità nazionale sullo scostamento di bilancio di 8 miliardi, passaggio obbligato per le coperture della manovra di fine anno. Maggioranza e opposizioni votano sì quasi all'unanimità. Anche dal centrodestra il via libera al provvedimento, ad avere la meglio la linea imposta da Berlusconi. Accidenti. Quindi prove di dialogo funzionano? Nel centrodestra sì. Assolutamente sì, centrodestra unito, compatto e vincente, visto che 8 miliardi finiscono nel sistema delle imprese invece che in monopattini, in banchi con le rotelle. Vediamo se è un inizio. E siccome noi abbiamo sempre tenuto la stessa posizione verso il governo, e cioè siamo disposti a votare gli scostamenti se ci dite cosa fate con queste risorse, abbiamo dimostrato che la colpa della mancanza di una collaborazione era della maggioranza. Domani nuovo Consiglio dei Ministri per il varo del cosiddetto Ristori Quater. Tra le misure, lo stop fino al 30 aprile alle tasse per chi abbia avuto perdite di fatturato per il Covid del 33% sul semestre. Si tratta del pagamento del secondo acconto IRPEF-IRES e IRAP previsto per il 30 novembre.